Ciao, finalmente siamo riusciti ad organizzare una gita sul Gennargentu ad Erbelatori dai due mufloni, con Rusolu e l'altro muflone, unitamente al Corpo Forestale Vigilanza Ambientale della Sardegna, stazione di Villagrande, Strisaili, nella persona del comandante Virdi e i suoi collaboratori, che sovrintenderanno le operazioni di visita e controllo degli animali. Dopo le cure che sono state effettuate dall'amico Gianluigi per averli trovati agonizzanti nelle vicinanze dell'ufficio di rifugio. In questo momento Gianluigi ha preso con Rusolu, che lo porta dal veterinario. Questo è l'altro muflone. È già agitato, ma in questo momento la giornalista Daniela fa un'intervista a Gianluigi. L'habitat naturale. Praticamente una mattina stavo arrivando, ho visto che camminavano questi due esemplari. In particolare questo, avevo ancora una sera. All'interno, nominato Corrisolo. Camminavano a stento, ho appoggiato lo zaino e mi sono avvicinato. Malappena restava in piedi. Non ho avuto difficoltà a prenderlo. L'ho portato dentro, preso, non ho posto nemmeno resistenza, capito? E da lì ho iniziato le prime cure, mi sono accorto che era tutto pieno di zecchi, sulla testa e dappertutto. Ovviamente gli ho fatto un po' di trattamento, poi ho dovuto faticare un po' di giorni per andare a mangiare, perché non mangiavo. Come sta adesso con Rusolo? Adesso Corrisolo sta meglio, dai, speriamo di fargli vedere qualche altra primavera, diciamo qualche ragno in più. Adesso lo libera, ma poi sarà ripreso per fargli le visite da parte del veterinario. Cerca il suo compagno, dove si incontrano subito. Il muflone è una specie autoctona della Sardegna, protetta dalla legge regionale numero 23 del 1998, inserita negli allegati 2 e 4 della direttiva Habitat. Tornano nel loro rifugio che è stato costruito appositamente per loro due da Gianluigi. Stai attenta al gatto di Erbelatori, eh? Le controlla tutto il gatto. La veterinaria si prepara per fare le visite e i prelievi. L'idea ne sarebbe coprirmi un po' la La testa per veterinaria sta procedendo se non vede, è a vero? fare prelievi. Fa dei prelievi di campioni di sangue, campioni di feci, di parassiti esterni. I campioni di sangue serviranno per effettuare le analisi sierologiche su eventuali positività alle malattie bluttongue, brucellosi, paratubercolosi e altre malattie. Esami parassitologici dalle feci, identificazione dei parassiti esterni presenti eventualmente nei mufloni. Rileva pure la temperatura dell'animale. Gianluigi, occhio. Occhio e posto.
Come si vede dalle immagini, l'animale è tranquillo. Si denota chiaramente l'amore verso quell'animale da parte di Gianluigi, perché per circa un mese l'ha curato, gli ha dato da mangiare, è stato portato del fieno, di cui ho partecipato anch'io personalmente. Gianluigi spiega e dice al veterinario le cure che le ha, che ha fatto alla bestia, però si vede chiaramente che è tranquillo. Quello che è morto aveva molti anche parassiti nel fegato. Proprio questi giorni scorsi Gianluigi ha trovato un animale, un muflone morto, di cui ha chiamato la forestale, che, dove è stato prelevato e portato all'Istituto Zoologico di Tortoli per analizzare la causa della morte di questo animale. Speranza, se rimani in questa posizione ti posso avvicinare? Sì. Hai finito? Paolo, tu ce la fai a resistere ancora un po'? Sono immagini inedite, emozionanti. La veterinaria effettua un altro prelievo del sangue, ma la bestia è tranquilla, si lascia visitare. La veterinaria riferisce che prova a un prelievo delle feci. Gianluigi spiega che l'animale stava sicuramente molto male quando l'ha trovata, perché era piena di zecche in tutto il corpo, ma in particolare nel viso. La giornalista Daniela intervista la veterinaria sulle condizioni dell'animale e sulle possibilità di riprendersi. Ripeto, sì, faremo gli esami sulle principali malattie degli animali e anche sulle tumori, soprattutto sulle tumori. Abbiamo constatato che aveva un'infezione molto importante da zecche, per cui faremo senz'altro gli esami sulle tutte le patologie che hanno essere alle zecche. Insomma, il nostro istituto, diciamo, che ha lavorato per parecchi anni sulla fauna selvatica, abbiamo anche un centro di riferimento sullo studio della fauna selvatica che ha sede a Sassari, e comunque il centro di Tortoli ha sempre dato un notevole supporto per lo studio Con Ruzzolo si rimetterà. Speriamo, soprattutto grazie anche all'intervento di chi l'ha ritrovato. Di chi l'ha ritrovato.
Speriamo. Adesso facciamo gli esami e vediamo se c'è da fare qualche trattamento. Come dicevo, tutte queste operazioni sono state eseguite alla presenza del Corpo Forestale della Sardegna, della persona del comandante Virdis e dei suoi uomini della stazione di Villa Grande Stisaile in Ogliastra. Adesso è il turno del secondo muflone. Anche a lui saranno fatti i dovuti prelievi per stabilire se l'animale ha delle malattie o ha contratto delle malattie oppure dei parassiti. Però si vede già che è un animale forte, vispo, magari più giovane di Corrusolo. Non è abituato a tutte queste persone. Proprio di fianco con lo fondo della... Sì, sì, perfetto. Benissimo. Naturalmente non è abituata alla presenza di persone, quindi sarà una sofferenza per lui, però deve aver pazienza. Perché fa degli scatti questo. Tieni quello più stretto alla coscia. La veterinaria, sicuramente una persona molto esperta e competente nel suo lavoro. Non bisogna tenerlo, pericoloso per lei. No, beh, sì. Glielo tengo. No, è per lago, capito? Per lago, magari. Per lago che non è Si effettuano i prelievi del sangue. La bestiola è agitata, ma tutto sommato è tranquilla. Per essere un animale selvatico. Ma questo gli è ricresciuto tutto al pelo? Sì. Rifacciamo un po' perché questo lo facciamo per il genetico. La mia coscia là sotto. Non lo prendete a me magari. È che non ho preso. No. Ma lasciamo. Ah, però non devi prendere perché. Impaziente. È un muflone maschio, come lui Corrusolo, anche lui un maschietto. È impaziente, ma ormai le operazioni di controllo, visita, sono quasi finite. La veterinaria riferisce che gli manca un dente. Dici che forse avrà sui 7-8 anni, massimo 9 anni. Anche più grande come sta. Era più vecchio forse quella. Il muflone come età può arrivare anche fino ai 18 anni. Effettua l'ultimo rilievo della saliva. Stavo masticando. Un po' di pesce. Ormai siamo arrivati al termine delle operazioni di controllo
due bestione. Sì, sì, sono due. Vediamo che fanno il giro da sopra. La giornalista Daniela intervista il comandante del corpo forestale. Eccolo il muflone, bel salto. Fa i suoi soliti giri intorno al recinto prima di rientrare al rifugio. Splendidi animali. Solo rientra al rifugio dove si sentono protetti il suo compagno.